Bentornati su Bikerella. Oggi vi raccontiamo del nostro viaggio in Basilicata in moto. Passeremo per la costiera amalfitana per poi arrivare a Matera e ancora andremo a Pisticci nel bellissimo Teatro dei Calanchi e poi ad Aliano, un borgo immerso in montagne di argilla. Ma c'è tanto altro, restate con noi. Buongiorno e bentornati su Bikerella. Oggi siamo in una nuova avventura. Siamo nelle vacanze pasquali, abbiamo solo 3 giorni. Abbiamo voglia di tornare in sella. Andremo in Basilicata. Con noi ci saranno anche i nostri amici Davide e Luca. Oggi il programma prevede questo percorso. Passiamo per la costiera amalfitana, poi prenderemo l'autostrada e arriveremo ai Calanchi di Aliano, una zona bellissima in Basilicata. E poi dopo il resto è tutto da costruire. All'avventura. Restate con noi. Eccolo quindi il nostro percorso di oggi, partenza da casa, faremo tutta la costiera amalfitana fino a Vietri sul Mare e poi via in autostrada fino a Matera. Adesso che giro? Facciamo tutta la costiera e quindi andiamo lunghi, diretti. Tutta la costiera, Rositano, Amalfi, Sorrento. Perfetto, e quindi stiamo fino alle 4 e mezza, 5 in moto. Sicuro. Cetara, faremo una piccola pausa, mangeremo qualcosa, sono le 3 del pomeriggio. Siamo un po' in ritardo sul programma, ma ci sta. Siamo sempre in ritardo. Ecco il nostro pranzo. Il pranzo dell'atleta. Però abbiamo qui una bella pastiera napoletana, proprio tipico della gita pasquale. Yes. Scegli, questo è tipo mini casatiello e quello invece è, come si chiama? Buono. Oggi è venerdì santo, non si mangia carne e noi andiamo giù di salame milanese. E casatiello. Noi lo salutiamo, è fatto in buona fede. Stiamo andando via da Cetara e abbiamo cambiato il programma perché si è fatto un po' tardi. Quindi i Calanchi di Aliano li faremo domani e adesso andremo dritti su Matera.
Ed eccoci, dopo circa 3 ore arriviamo a Matera al calar della sera. Con le luci soffuse, i tufi, le chiese rupestri regalano ancora più magia, ma lo stomaco brontola, quindi il tempo di una doccia e ci tuffiamo in una taverna a gustare una deliziosa cena lucana. Portale a Duca, prendiamo come che vino. Vuol dire? È il nome del vino. Io direi di prendere un bel aglianico. Prosit, la sciocchezza. Direbbe la chiesa, la sciocchezza. Alla nostra. Buongiorno, oggi ci svegliamo in una bellissima Matera. Il tempo è un po' nuvolo, però Matera ha sempre il suo fascino anche con il tempo nuvolo. Oggi andremo a vedere i Calanchi, la zona dei Calanchi, quindi Aliano, intorno a Pisticci, e poi dopo siamo diretti al Pollino. E poi, come sempre, è tutto da costruire, è tutto all'avventura. Andiamo. Ed eccolo il percorso che facciamo oggi, partenza da Matera, faremo una sosta vicino Pisticci per vedere il meraviglioso teatro dei Calanchi, poi verso Aliano per una pausa pranzo e via verso la Calabria, a Rocca Imperiale, dove dormiremo. Buongiorno. Facciamo le differenze di colazione. Qua è triste proprio, là c'è l'allegria. Parte? Si parte? Vai. Arriva anche l'altro cavaliere. Il cavaliere nero. Perché non si parte dentro al cavaliere nero, stavo. A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Ecco il nostro bikerello che si prepara a dronare. Questa fu la volta che perdemmo il drone con il vento. Eccoci, ci siamo fermati ad Aliano e dopo questo spettacolo meraviglioso dei Calanchi si è fatta ora di pranzo, ci è venuta fame e abbiamo trovato questa splendida taverna con menù fisso, prodotti tipici, e andiamo ad assaggiare. Ci siamo.
Il sapore della cotenna è favolosa, è leggerissima, non è cotenna, è una cotenna, come si dice? Dietetica. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ti posso fare un video? Ecco. Come siete? Siamo tutti da linguente noi. Tutti da linguente. Tutto qua. Ma povero vecchio. Prima era ciò popolato, era tutto, mancava niente. I turisti non ci sono, tutti una mazzarina. Turisti non nessuno. Turisti. No, come turisti va bene. E dopo la chiacchierata con un pezzo di storia di questo paesino incantevole, ci inoltriamo nei calanchi di Aleano. Infatti Aleano è praticamente immerso in montagne di argilla bianca che lo rendono quasi fiabesco. Qui, dove Carlo Levi scontò il suo confino durante il periodo fascista, sembra di stare davvero su un altro pianeta, lontano dai rumori, dalla vita convulsa e dai pensieri della città moderna. Messo Davide? Benissimo, sto incastrato nel vicolo. Però posso girare qui, ce la posso fare. Dici? Sì, se no devo fare i romanzi. Allora, o vai così, di qua, beh. Questa qual è, vabbè. O vai di qua. Intanto stiamo smontando le valigie. Qual è la? Dietro. No, aspetta, devo... questa sta tutta in pendenza così, dove fare? Ed eccoci, abbiamo finito la nostra giornata a Rocca Imperiale, comune in provincia di Cosenza, a mangiare calabrese stavolta. Dalle cave ai cori. Pizza al limone come specialità? E vediamo. Com'è? Ok, la sigaretta dal paese, le persone dovevano nascondere la legna. Perché sapevamo dappertutto e poi ma si faceva un falò pazzesco o con i lavori che sono stati, quindi cerchiamo. Fratelli e sorelle, buongiorno, siamo a Rocca Imperiale, ci siamo svegliati dopo una notte passata praticamente insieme alla gente del posto, abbiamo praticamente quasi conosciuto tutti gli abitanti. Adesso facciamo colazione. Subito dopo la colazione ci rimettiamo in sella, arrampicandoci per le stradine strette di questo borgo meraviglioso, cercando soprattutto di non restare incastrati con le moto, come è successo la sera prima. Passiamo per vari paesini, il primo è Nocara, dove vediamo esposta con orgoglio una targa che intitola un viale a Caterina Tuffarelli, prima donna sindaca
d'Italia. In realtà fu eletta nella tornata elettorale del 1946 insieme ad altre in Italia e fu sicuramente la più giovane, aveva solo 24 anni. Comunque notevole per una donna nata in questo borgo che sembra rimasto intatto nel tempo. Continuiamo il nostro giro per paesini abbarbicati sulle montagne e poi decidiamo di andare sul mare verso Maratea, dove ci fermiamo per pranzo. Siamo a Maratea, siamo in partenza, abbiamo fatto un pranzo molto buono. Stamattina abbiamo visitato dei comuni molto caratteristici quasi ai confini del Parco del Pollino e poi ci siamo spinti a pranzo sul mare Maratea. Ora abbiamo deciso di ritornare verso casa perché domani piove e quindi ci vogliamo riavvicinare almeno in Campania, così che i nostri amici che devono raggiungere il Lazio non beccano la pioggia. E quindi andiamo via verso casa, la nostra breve vacanza è finita. Il tempo è brutto, ma la strada ci riserva ancora sorprese. Il bellissimo panorama della costiera cilentana che percorrendo la strada statale 18 si apre a noi in tutta la sua bellezza, specialmente nel tratto che va da Maratea a Sapri. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand.